benvenuti al Maracanà. Siamo qui con mister Gavino Campitiello, mister del Napoli, dopo un'altra vittoria, l'ennesima vittoria di questo Napoli che vince di misura, nonostante un primo tempo un po' ostico. Questo Real Madrid vi ha creato qualche grattacapo? Sì, diciamo è una bella squadra, veramente, forse è anche migliore dell'Atletico, meno fortunata forse. E poi ho sentito prima, la volta scorsa erano in sette, vi volevano parlare, oggi non vuole parlare nessuno. Siamo anche noi un pochino in silenzio stampa, però l'unica cosa che volevo dire è che la squadra del Napoli gioca sempre con gli stessi giocatori, sempre, siamo tutti gli amici, siamo sempre gli stessi, giochiamo tutti, un pochino ciascuno si tira avanti la barca, diciamo. Quindi non servono giocatori di altri livelli. Questa è una polemica che va avanti già da una settimana, ricordiamo. No, ma è non è contro nessuno, siamo tutti amici comunque. Una polemica giusta anche perché molti, come abbiamo saputo in settimana, molti dei giocatori di Nappi, di Luigi Nappi, non sono più con lui e l'hanno abbandonato. Qualcuno di loro, forse proprio per questa scelta. No, forse se ne sono accorti tardi, perché erano abbandonati all'inizio. Erano a 5 puntate oggi in campo, però comunque hanno vinto di misura. Ma pure questi 5 sono venuti, pure una capatosta, mamma, mi c'avano coraggio, dai. Capiranno in seguito, secondo lei, mister? Non lo so, c'è tempo, forse se andiamo avanti così e vinciamo questo torneo, loro lo capiranno, dai. Come mai questo senso stampa, secondo lei, di Nappi? Dopo aver portato tanta gente e non vinci nulla, penso che il minimo è il silenzio stampa. Io non sarei venuto nemmeno alla prossima partita. Una domanda, l'ultima domanda sulla sua squadra. Il migliore in campo l'ha segnato Granata, non è tanto d'accordo su questa decisione dell'altro? No, vabbè, forse perché pecca un pochino qualche volta di vuole fare qualcosa in più, però è un ottimo giocatore, quindi non posso dire nulla. È il nostro portiere, quindi non parlo male dei miei giocatori. E forse qualche volta pecca di presunzione, quindi qualche passaggio, vabbè, ma non niente da fare. Abbiamo notato, nemmeno così ci vincono, scusa. Però abbiamo notato che a differenza dell'altra volta non sono stati solo i quattro in campo a giocare tutta la partita, bensì ha dovuto fare dei cambi. Come mai questo Real Madrid forse l'ha messo più in difficoltà dell'Atletico? Forse un pochino sì, i ragazzi correvano, dico la verità, correvano tutti. E poi i miei elementi sono tutti di un certo livello, quindi... L'hanno soddisfatto tutti i nuovi innesti, Caliendo? Ha mangiato due gol sotto porta? Esatto, si è fumato qualche gol così, però dai... La sufficienza è per tutti. Sì, piena sufficienza. Fermata la squadra, ringraziamo il mister del Napoli, sempre qui, ci mette la faccia. Mette la mano. Forza Napoli. Dal Trofeo Jack anche per stasera è tutto, ci vediamo domani per la fine di questa 12ª giornata del Trofeo Jack.